È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso. È una provocazione! La giunta delle elezioni ci ha proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti, anche di più, non li ha ottenuti di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Basta, la finisca! Ma che cosa stiamo a fare qui? Dobbiamo tollerare che ci insulti? Voi fascisti rovinate l'Italia! Sì! E questo sarebbe il nuovo Parlamento italiano. Voi volete ridurlo a un mercato! Le elezioni, secondo noi, non sono valide. Buffone! Buffone! Fate silenzio! Lasciate parlare l'onorevole Matteotti! In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se... Con la forza! E poi... Anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà! Ma hanno votato 8 milioni di italiani! E 2 milioni di voti che hanno preso le minoranze, dove le mette? Potevate fare la rivoluzione! Se hanno votato per voi 2 milioni, potevano farlo anche agli altri! Esiste una milizia armata! Si scotta la milizia, La milizia non si tocca! Una milizia di parte che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente... Erano i Balilla! È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla. Per voi hanno votato solo i disertori! In guerra dove eravate? Imboscati! C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. È vero, non è più in tempo! È la forza migliore della nazione! Onorevole Matteotti, si attenga all'argomento! Signor Presidente, ella forse non mi intende, ma io parlo di elezioni. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile. Onorevole Matteotti, sia breve e concluda. L'onorevole Gonzales, al quale fu impedito di tenere a Genova un comizio pubblico, diramò degli inviti per una conferenza privata. I fascisti invasero la sala e a bastonate impedirono all'oratore di aprire bocca. A Napoli, alla conferenza che doveva tenere il capo dell'opposizione costituzionale, l'onorevole Amendola... Ma che costituzionale? Sovversivo come voi! Vuol dire che il termine sovversivo ha molta elasticità. Siete d'accordo tutti? All'onorevole Amendola fu impedito di tenere la sua conferenza per la mobilitazione di corpi armati, i quali intervennero nella città. Proprio così, onorevole Mussolini! Le verità vi scottano! Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Per paura! Avete sempre paura! Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario che ha il governo e dispone di tutte le forze armate! Sempre per la paura! Sì, paura! Come nella Sila, quando c'erano i briganti! Avevamo paura! Incidenti! Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo! Ha finito! Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni! Ma che maniera è questa? È un'indecenza! Lei deve tutelare
tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno. Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato. Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente. Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Bravo! Bene, parli, parli pure. Onorevoli deputati, per favore. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi e in qualche regione fino al 100% dei casi tutto il seggio era fascista. Qui si insulta il governo, il Parlamento. Non possiamo tollerarlo. Ai vecchi, vergognati. La democrazia è un bene inestimabile che voi volete offuscare. Serpi di Mosca, fuori dal Parlamento. Andate a Mosca, andate a Mosca. Traditori della patria, antinazionali, sovversivi. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo. Altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Viva la libertà! Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza. Onorevole Matteotti, se solo il 50% dell'opposizione avesse il suo coraggio. Grazie, onorevole Amendola. La nostra battaglia non è ancora perduta, l'ho capito mentre stavi parlando, Giacomo. Li guardava uno a uno, bestemmiavano, ma erano lì, inchiodati. Voi guardavate i fascisti, io guardavo qualche nostro compagno. Credete che abbia vinto anche loro? Ma che cosa, eh? A non calarsi le braghe davanti a Mussolini, per Dio. Compagno Matteotti, il testo del discorso per la giustizia. Ma che testo vuoi, figlio mio? Sono stato costretto a improvvisare, non te ne sei accorto? Aspetta gli stenografi, prova con loro. Sarà una frustata per il partito. Siamo orgogliosi di te, Giacomo. E allora preparatevi un bel elogio funebre.